Innanzitutto devo fare una premessa. Io non è che propriamente scriva di scienza su quotidiano, poi il quotidiano in questione, come Massimiliano Bucchi vi ha già detto, è Il Sole 24 Ore della domenica, dove c'è una pagina che ha alcune caratteristiche abbastanza peculiari rispetto alle pagine di scienza che si fanno normalmente. Ha anche un nome abbastanza particolare, che è Scienza e Filosofia. Questo ha una motivazione molto seria in realtà e anche molto seria perché ha a che fare con il clima culturale in cui noi ci troviamo in Italia e ha a che fare anche con il contesto e i modi in cui la scienza stessa appunto è scritta nei vari quotidiani e nei vari media appunto della carta stampata, direi non solo i quotidiani, anche settimanali. Allora, queste due premesse, ecco. Io innanzitutto, appunto, dicevo, non scrivo, ogni tanto lo faccio anche, scrivo più di filosofia o di filosofia della scienza, e poi ho una rubrica che è una specie di esercizio settimanale che si intitola Filosofia Minima, che è un esercizio di brevità soprattutto, cioè dire in 30 righe cose anche molto importanti, magari anche in modo un po' ironico, un po' così che comico a volte, quando è possibile, a volte i temi sono talmente seri che non è possibile, però bisogna provarci insomma in tutti i casi. La pagina Scienza e Filosofia quindi è un po' ha come temi, un po' i temi di cui cercherò di parlarvi anche questa sera, cioè sono dei temi se vogliamo di metacomunicazione più che, cioè lì si pratica anche una comunicazione diretta della scienza, ho collaboratori anche molto importanti che lo fanno. Però si cerca anche di fare un discorso critico che va al di là appunto dei difetti che noi troviamo, possiamo trovare in altri contesti, in altre situazioni comunicative. Allora dirò due cose innanzitutto su ciò che secondo me fa la differenza di questo modo di pensare le cose e poi magari vi dico qualcosa sul background che c'è dietro, insomma, che è necessario per fare comunicazione della scienza, per scrivere di scienza. In questo modo. Allora, scienza e filosofia. Scienza e filosofia è già un po' una provocazione, no? Perché voi pensate filosofia, cioè, è una materia umanistica, ovviamente, tant'è che le facoltà si chiamano lettere e filosofia, non scienza e filosofia. Beh, qui c'è già una piccola polemica sulla cultura italiana, che appunto in genere considera qualcosa di più elevato la cultura umanistica e qualcosa di secondario, di meno interessante, meno affascinante la cultura scientifica. Uso la parola cultura, tra l'altro, non a caso, e in quel caso, invece, nel caso della cultura dominante italiana, che poi ha delle radici abbastanza lontane, insomma, pensate al neoidealismo italiano, Croce, Gentile, che appunto consideravano le scienze qualcosa di meno importante, qualcosa di sminuente, se vogliamo, sminuente lo spirito umano, qualcosa di pratico, qualcosa che comunque c'erano la letteratura, l'arte che ci permettevano di elevarci, e poi c'erano i saperi pratici, anche tutto l'ordinamento scolastico per molti anni è stato pensato in quel modo lì, no? Cioè in cui c'erano i licei classici, già il liceo scientifico era un po' meno, poi c'erano i licei tecnici. Cioè, non i licei tecnici, le scuole tecniche, insomma, i professionali. Ecco, c'è un'idea poi, tra l'altro, così gerarchica della cultura, ma non voglio addentrarmi in questo. Quello che importa è che in Italia, anche dopo che un po' è finita quest'epoca del neoidealismo, cioè nel dopoguerra, c'è stato un ulteriore, come dire, approfondirsi di questa idea per cui la scienza è qualcosa di meno, ma anzi si è addirittura sviluppato su due fronti, quello della cultura cattolica e quello della cultura opposta a quella cattolica, cioè quella comunista, e ancora adesso nella molta cultura della sinistra è molto antiscientifica, appunto una cultura di tipo antiscientifico, cioè si vede nella scienza qualche cosa di negativo, insomma si tende a fare una critica abbastanza aprioristica di ciò che viene fatto nelle scienze. Naturalmente uno potrebbe dire, ma come noi vediamo un sacco di invece di divulgazione che ne esalta le doti della scienza? Sì, ma anche questo forse è un eccesso opposto, no? Cioè un eccesso opposto dove la comunicazione scientifica reagisce appunto cercando anch'essa delle scorciatoie per farsi sentire.
Allora, chiamare Scienza e Filosofia una pagina, e questa pagina esiste ormai dall'86, ahimè, significa questo, significa dire, guardate, si può fare della buona filosofia, del buon discorso critico, un discorso poi alto, perché però la filosofia evoca un discorso alto, parlando continuamente di scienza. Poi c'è però l'altra caratteristica, la seconda caratteristica, che permette di distinguere un po' il modo, anche qui, il modo e soprattutto la collocazione di questa pagina, o questa, a volte sono due, adesso in quel periodo di crisi si è ristretta, è diventata una, ma insomma, di solito sono due. Questa pagina in che contesto è? E soprattutto, altra domanda, a cui provate a pensare un attimo, in che contesto si trovano in genere nei quotidiani le pagine di scienza? Ecco, anche qui vale un discorso analogo, cioè l'idea di fare una pagina di scienza, che poi si chiama Scienza e Filosofia per non essere poi la Cenerentola delle pagine, in un supplemento culturale, cioè in un supplemento dove c'è arte, letteratura, spettacoli, teatro, eccetera, eccetera, significa una cosa molto, dare un messaggio molto semplice, ma io credo efficace, che nel corso del tempo, insomma, di questi 2 decenni, che allora era una stranezza assoluta, poi invece è diventata una cosa anche un po' imitata, diciamo, cioè significa appunto far capire che la scienza è parte integrante della cultura. Ma adesso ho parlato di scienza in maniera molto generica. Scienza significa tante cose diverse, significa dentro la cultura l'amore per le domande che la scienza fa oggi, che sono domande importanti, interessanti, a volte che sono palesemente le domande filosofiche, anche se poi la scienza ha modalità sue per risponderle, e significa anche fare molta storia della scienza, cioè questa pagina si è sempre caratterizzata per appunto andare a mostrare come la scienza ha avuto uno sviluppo, cosa che se uno studia pedissequamente dei manuali di scienza, se uno oggi vuole sapere, cioè fa benissimo a prendere un manuale di biologia, che so, di chimica e sapere qual è lo stato dell'arte, però si perde un pochino, no, appunto dell'aspetto più culturale. In fondo gli stessi manuali, lo stesso modo di scrittura che hanno gli scienziati non fanno percepire la scienza come qualcosa appunto di interessante, comunicativo, culturalmente affascinante. Affrontarla in una dimensione storica, far vedere quanto è stato difficile raggiungere anche dei risultati che magari oggi ci sembrano abbastanza banali, e mostrare proprio appunto quanto sorprendente è stata, per esempio, appunto la stessa rivoluzione scientifica del 600, quanto diversi erano caratterialmente, mentalmente, i vari, che pure avevano però delle caratteristiche comuni, perché questa è una cosa molto interessante, i vari fondatori della scienza moderna, che so, Cartesio, Galileo, Tycho Brahe, Keplero, fino a Newton, ma tutti personaggi molto diversi, che solo una visione molto approssimativa, molto superficiale ci rifà vedere come uno, quello che ha scoperto una cosa, che poi è stato superato dall'altro, oppure l'altro ha aggiunto una certa cosa. No, c'erano proprio delle visioni diverse, c'erano delle concezioni del mondo completamente diverse, c'era un tentativo di tenere insieme tante cose diverse, compresa tra l'altro l'astrologia. Se guardate i fondatori della scienza moderna, quasi tutti. Galileo scriveva addirittura gli oroscopi, un po' per divertimento, un po' per guadagnarci, e un po' ci credeva anche, insomma. Eppure, questo non gli impediva di essere poi il grande matematico, il grande fisico, il grande astronomo che tutti conosciamo. Poi, tra l'altro, quest'anno ne sentiremo parlare parecchio di Galileo, insieme a Darwin, che chiaramente sono i due grandissimi, che devo dire, sono i due grandissimi dell'epoca moderna, quelli che hanno, sapete, di solito si cita questa triade, Galileo, Darwin e Freud, come quelle, e questo è un altro carattere culturale molto, molto forte, molto interessante delle scoperte della scienza, che ci hanno in qualche modo tolto dal piedistallo, cioè Galileo insieme a Copernico, perché ci ha
fatto capire che la Terra non è al centro dell'universo e che l'uomo è molto, insomma, non è proprio al centro di tutto, no? E che il creato non è stato appunto concepito solo per lui. Darwin, che ha fatto un'operazione simile nella natura, l'uomo non è più quella specie di insomma, metà angelo, metà cosa terrena, ma insomma comunque più pensato come più verso qualcosa di divino, di angelico, che non qualcosa di animale, ma è appunto, diceva bene Darwin, creato, è stato creato dagli animali, cioè viene anche lui fuori da questo processo lungo della storia della vita, e quindi anche questo lo ha tolto dal piedistallo. Poi Freud ha tolto dal piedistallo addirittura un altro dei fondamenti di tutta la conoscenza dell'Occidente, cioè l'idea della coscienza, cioè della coscienza come la cosa più importante dei nostri processi cognitivi, e ha mostrato, sia pure dicendo cose magari oggi non più del tutto condivisibile, ma comunque tutta una parte che è poi preponderante, quella del subconscio, che invece è appunto, non è appunto cosciente. E quindi insomma i tre grandi sarebbero questi, ma insomma rimanendo anche solo alla fondazione, insomma quello che voglio dirvi è che la storia della scienza può essere utile per capire anche quali sono stati proprio le conseguenze molto dirette su tutta la cultura, insomma, su tutto, cosa che, e quindi è un esercizio che è propedeutico anche a capire in che modo oggi la scienza può essere altrettanto rivoluzionaria. Ora, adesso, vorrei parlare un po' fatto di una mia esperienza personale, ma questi pregiudizi, tra l'altro, io non credo ci sia bisogno di fare grandi esempi, ci sono una serie di pregiudizi, no, che fanno vedere bene quanto a volte sia per gli umanisti persino un vanto, no, quello di dire noi non sappiamo niente di scienza, io non so niente, o non ero bravo in matematica, liceo non ero bravo in matematica, ma non si è mai visto, questa è una battuta che ha fatto Gell-Mann, non si è mai visto invece il contrario, uno scienziato che di fronte a uno che gli dice ah ma non conosci quest'opera di Shakespeare, se ne vanti, anzi semmai se ne vergognerà, dirà che peccato, no? Vorrei vederla. No? Ecco, pensate un po' a questa simmetria e vi rendete conto di qual è il pregiudizio che ci sta sotto, cioè ci si può vantare di non sapere certe cose se si pensa appunto che comunque quella non è o addirittura forse è un'attività per gente limitata. Ci sono filosofi italiani che lo hanno detto esplicitamente, pensate a Gianni Vattimo che è un filosofo, uno dei più importanti in Italia, insomma uno dei suoi ritornelli più persistenti era quello di dire ah guardate che bello, io faccio il filosofo, invece che noia, pensa che noia quelli che stanno lì a fare dimostrazioni matematiche o stanno in laboratorio. Cioè, che roba, che vite noiose, no? Che vite. In parte è anche vero, peraltro penso, perché stare lì con i topolini, però insomma, può anche dare delle soddisfazioni, anzi dà delle enormi soddisfazioni, c'è cioè, questo lavoro paziente, basta conoscere qualche scienziato davvero, come non so, per esempio Elena Cattaneo, che tutti conosciamo. Quando racconta di quando ha visto dentro un gene una cosa che gli ha fatto capire come funzionava una certa cosa che riguarda l'Huntington che lei studiava, insomma c'è stata una specie di scena, dopo mesi e mesi che appunto faceva quel lavoro noioso e ripetitivo che diceva Vattimo, ma in realtà poi le soddisfazioni sono tante e soprattutto la soddisfazione è che con un piccolo, una piccola. Una scoperta che sembra piccolissima, in realtà a volte si risolvono, si aiuta a risolvere situazioni che sono, appunto, che sono molto importanti, come quello in cui è impegnata per esempio Elena Cattaneo sulla corea di Huntington, che è una delle malattie più mostruose, se vogliamo, di tipo genetico, perché è una malattia che voi sapete che nel momento in cui uno scopre di avere quel gene lì, sa che sicuramente ce l'avrà intorno ai 40-45 anni. Allora, capire lì come funziona il meccanismo e eventualmente sarà una cosa noiosa, però insomma è anche una cosa importante. Ed è importante anche culturalmente, perché se ci si addentra nei meccanismi della scienza e quindi se si riesce poi a renderli anche dal punto di vista pubblico, cioè scrivendone, non scrivendo solo le notizie scientifiche, ma scrivendo anche cosa
qual è la mentalità degli scienziati e perché sono così noiosi, anche se vuoi, ma perché sono così rigorosi? Cioè, alcuni saranno noiosi, altri no. Certo, da uno scienziato ci si aspetta una relazione brillante solo dopo che ha fatto tante scoperte. Cioè, all'inizio invece ti spiegherà che il topolino è entrato nella gabbietta, poi è andato di là, dopo un po', insomma, se uno non è proprio dentro quel tipo di ricerca, non è particolarmente affascinante dal punto di vista comunicativo. Però invece ci sono altre cose che riguardano tutti gli stadi della ricerca, cose di cui io mi sono reso conto via via, insomma, nel corso degli anni, dell'importanza, soprattutto dell'importanza di comunicarle. A cosa alludo? Ma alludo a quello che si chiama normalmente il metodo scientifico, cioè il metodo scientifico, ma anche un'altra cosa importante, cioè i criteri che permettono di valutare quali sono le ricerche buone, interessanti, sulle quali vale la pena di investire e quali no. Queste cose riguardano, io mi sono reso conto sempre di più nel corso del tempo, riguardano proprio i valori di fondo che la scienza non solo coltiva continuamente, ma che in fondo ha trasmesso anche ad altre istituzioni. Ancora se lo si guarda storicamente la cosa, si vede che se uno vede cosa avere in comune con gli strani personaggi del Seicento, dicevo prima Galileo, Galileo, Newton, ma Tycho Brahe che aveva quello strano sistema dove appunto non era né tolemaico né copernicano, Keplero che era una specie di mistico che aveva questa idea platonica dei pianeti, platonico pitagorica, insomma, con l'idea delle sfere che suonavano, eccetera. Insomma, cose diversissime dal punto di vista delle visioni del mondo, però quelli avevano in comune proprio alcuni valori di fondo, che sono quelli che si sono poi consolidati nel tempo ed erano sostanzialmente innanzitutto una sorta di, diciamo, lo dico in termini molto generici, un'onestà intellettuale molto forte, la possibilità di, cioè l'idea di appartenere ad una comunità di pensatori, che è una comunità di critici, cioè una comunità che uno deve convincere. Pensate, in Italia erano nate le accademie, c'era un'accademia che era l'accademia, come si chiamava, non dei lincei, ma del cimento, ecco, appunto già nel nome, voi immaginatelo, cioè c'era questa idea che ci si trovava quasi come fosse un teatrino e ci si cimentava appunto con degli esperimenti pubblici. Questa è tra l'altro una tradizione che è andata avanti anche molto in Inghilterra, ha a che fare molto anche con la divulgazione, perché per esempio Faraday faceva degli esperimenti pubblici in Inghilterra, cioè invitava le persone e diceva guardate qua cosa ho scoperto, e doveva inscenarlo per far capire come funzionava. Ecco, una cosa simile facevano appunto all'inizio, agli albori della scienza moderna, e uno che pensava di aver scoperto una certa cosa, certamente con tutti i dubbi che ancora aveva, però voleva sottoporla un pubblico di persone, peraltro di gentiluomini in genere, c'era anche un fattore di definizione di chi poteva essere colui che valutava, no? Era una persona che aveva delle qualità morali di un certo tipo, non era chiunque, insomma, era comunque, però era chiunque dentro quella comunità, cioè chiunque poteva alzarsi e dire: guarda, no, quella pallina che andava lì così non spiega la cosa che dice tu, ma ne spiega un'altra, questo non funziona, oppure. Pensate a Pascal, Blaise Pascal, che è famoso per i suoi pensieri, per le sue cose che sembrano così lontane dal pensiero scientifico. In realtà era un grande matematico e addirittura da giovane aveva inscenato uno di questi esperimenti proprio per una cosa molto spettacolare, neanche all'aperto, tra l'altro, per dimostrare che Torricelli aveva ragione nel ritenere che esisteva il vuoto e nel mostrare appunto che esisteva la pressione dell'aria, e questo l'ha fatto. C'era un grandissimo scetticismo su questa idea, no, della semplice esistenza del vuoto. Persino Cartesio, per esempio, uno dei fondatori della fisica moderna, non credeva aristotelicamente che il vuoto non si desse in natura. Ecco, per dimostrare, o cercare di dimostrare a tutti, anche Pascal ha fatto uno di questi esperimenti. Ma insomma, per farla breve, cosa c'è al fondo di questa idea? C'è un'idea di trasparenza, no? C'è un'idea di far vedere agli altri e di essere, di porgere la propria scoperta o la propria idea, no, che si vuole divulgare alla critica immediata di chiunque la voglia fare. Quindi la scienza nasce un po' con questa idea, cioè che
e che quindi ha un carattere democratico. Ecco, la scienza non è democratica in sé, in assoluto, perché chiaramente dovendo scoprire la verità, non è che la verità si può mettere ai voti, no? Quindi non è democratica nel senso che si vota a maggioranza, per capire, anche se in Italia a volte sembra che sia così, no? Che parlare di democrazia e scienza significhi che bisogna votare sulle cose scientifiche. No, non è così. Però è democratica in maniera più profonda, nel senso forse in cui la democraticità si interseca con la laicità, cioè il fatto con l'essere scevri da pregiudizi e con l'essere aperti alle critiche del prossimo, no? Essere aperti al fatto che altri possono avere un'idea, non solo un'idea, ma anche possono confutare la tua idea. Non possono avere sì un'idea qualsiasi, ma anche un'idea solida, un'idea che ti mette in crisi, che ti dice ma no, guarda qui stai sbagliando, oppure le cose possono essere spiegate anche in quest'altro modo. E quindi qui c'è un principio già, vedete, molto importante che riguarda i valori. Ecco, dico queste cose perché appunto io che non, ti dicevo prima, non scrivo di scienza, però cerco di scrivere di queste cose qui, di cose che stanno al fondo o di far scrivere, non è che ne scriva solo. Questo è un punto. Pensate, adesso l'avete già immaginato, non è che io voglia andare a parare lì, però. Se io parlo di laicità, di democrazia, di queste cose, immaginate l'attualità della cosa. Ecco. Però andare a scoprire che questi valori stanno dentro l'attività scientifica, no? Dentro il modo di ragionare quotidiano degli scienziati, a me sembra una cosa molto importante e non è così diffusa. Ecco. Cioè il far capire che le cose stanno così non è una cosa che si fa tanto. Anzi, secondo me scientemente si cerca di fare il contrario, cioè si cerca di dare un'immagine della scienza come qualche cosa di pericoloso, cioè di pericoloso per la democrazia, di pericoloso per l'umanità, si evocano sempre tutta una serie di esempi appunto che riguardano scienza e società, che riguardano, che so, la bomba atomica, ma peggio, si evocano in maniera del tutto impropria. Il nazismo, soprattutto, l'eugenetica, tutte queste cose qua. Cioè, tutte quelle. Si cerca sempre nelle varie posizioni scientifiche, nei progressi che si stanno verificando oggi, di vedere subito il precipitare di eventi completamente devastanti e negativi. Un po' è quello che si potrebbe chiamare l'effetto Frankenstein, no? Cioè, nel senso che Frankenstein aveva scritto un libro, cioè Mary Shelley aveva scritto un libro in cui il personaggio principale era uno scienziato anche in buona fede, no? Cioè, però che non riusciva a dominare la stessa creatura che lui aveva creato con le migliori intenzioni, che poi erano quelle di scoprire i meccanismi segreti della vita e quindi di sconfiggere la morte, quindi niente di più nobile. Però cosa c'era lì? Un peccato di hubris, no? Una sorta di rivolta verso gli dèi. Tra l'altro è interessante che quello è romanzo, l'unico grande mito dove praticamente non c'è una presenza, non bisogna fare i conti con degli dèi, anche questo lo rende forse inquietante, no? Cioè c'è uno scienziato che fa tutto da sé, che non è che fa un patto col diavolo o altre cose di questo genere, se lui fa tutto da sé, crea un mostro e questo mostro è assolutamente indomabile, e soprattutto insomma lo stesso scienziato non sa più controllarne se vedete questo schema, che tra l'altro è stato studiato da un sociologo molto importante, John Turney, si ripete ossessivamente nelle rappresentazioni cinematografiche, romanzesche, teatrali, cioè è come se quando un romanziere, qualcuno che pensa creativamente alla scienza, non riuscisse a venire fuori da questo schema qui. Cioè, i romanzi di Crichton sono quasi tutti così, insomma, Jurassic Park è così, cioè c'è questa cosa, i dinosauri, poi non si capisce più cosa faranno, non si riuscirà più. Beh, anche quello sulle nanotecnologie ha un aspetto che è l'ultimo che lui ha scritto, se non sbaglio, anche quello ha un aspetto del genere, cioè ci sono due scienziati che cercano di risolvere dei problemi di tipo medico attraverso
queste nuove tecnologie, queste addirittura si riproducono tra di loro, insomma, si perde continuamente il controllo, completamente il controllo, e queste provocano disastri. Ma è quasi sempre così, se ci pensate, quasi tutti i film di fantascienza, non anche di fantascienza, ma che affrontano il tema del rapporto scienza-società, scienziato-società, ci danno questa immagine molto negativa dello scienziato. Ecco, e quindi questo alimenta, forse involontariamente, rispetto a questi sceneggiatori, narratori, comunque sempre quell'immaginario negativo nei confronti della scienza. Ecco, quello che invece, appunto, e questo ha delle ripercussioni anche rispetto al rapporto scienza-democrazia, per esempio, no? Perché se noi pensiamo che all'interno della democrazia c'è della gente un po' matta che va tenuta sott'occhio, perché altrimenti fa disastri, ecco allora che ci caliamo direttamente nella realtà italiana, perché guardate, è esattamente così. In Italia, e adesso la metto un po' in termini di storia personale, io come tutti quelli che hanno fatto filosofia della scienza, cosa ho fatto in Italia soprattutto? Ho imparato a pensare alla scienza come ad un'attività antidogmatica, no? Cioè un'attività assolutamente antidogmatica. Negli anni in cui studiavo io, cioè, in cui finivo l'università io, cioè inizio anni 80, io poi sono allievo di Giorello, di Giulio Giorello, e lui cosa insegnava? Feyerabend, Kuhn, Popper, giustamente, cioè i grandi dell'epistemologia contemporanea. Questi signori erano quelli che si contendevano il titolo di colui che ha ucciso il neopositivismo logico, cioè il neopositivismo logico che era una filosofia di carattere che univa insomma empirismo e alle grandi scoperte della logica della fine 800, dell'inizio del 900, ma che comunque era considerata soprattutto come teoria normativa, cioè che dicesse come devono andare le cose nella scienza, quali sono i principi della buona scienza, era qualcosa che sia secondo Popper, sia secondo Feyerabend, che era più estremo allievo di Popper, più estremo di lui, ma anche in fondo secondo Kuhn, che però veniva da quell'ambiente là, dove, quello che ha scritto la struttura delle rivoluzioni scientifiche, insomma, questi proponevano un'immagine, non un'unità di tutte le scienze, che era il sogno dei neopositivisti, l'idea che si potessero ridurre tutte le scienze ad un grande sapere e che insomma che poi quella fosse l'unica forma di sapere in assoluto che noi potevamo avere, ma diciamo in vario modo ha una visione molto più aperta. Non a caso Popper ha scritto La società aperta ai suoi nemici, che è un libro di filosofia politica, oltre a La logica della scoperta scientifica, che è il suo libro di filosofia della scienza, perché aveva in mente anche questo ideale politico, se vogliamo, ma in cui anche nella scienza, insomma, le teorie si devono scontrare, non è detto che uno abbia subito la teoria giusta, attraverso la critica si tratterà di vedere se le teorie sono. E poi soprattutto c'è un principio molto prezioso che spiega Popper, che anche questo riguarda l'onestà intellettuale. Io quando concepisco una teoria scientifica devo pensare a tutte le possibili critiche, cioè al fatto che sia resistente ad una serie di critiche, quindi devo capire quali sono i falsificatori potenziali, come li chiama lui, cioè devo dire in anticipo: se voi, cari signori, questa teoria per me è vera, ma se voi scoprite questo, 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 la teoria immediatamente crollerà e sarà destituita di ogni fondamento. Mentre le teorie che non gli piacevano erano quelle teorie che lui era molto esigente, troppo esigente probabilmente rispetto a ciò che doveva fare la scienza, immaginava forse che le teorie fossero dovessero essere perfette, ma erano quelle teorie tipo il marxismo o la psicanalisi, che sono teorie per cui, che fanno delle previsioni sulla realtà, hanno tutto un marchingegno che ci permette addirittura di definire, nel caso di Marx, le leggi della storia, ma che di fronte a dei fatti che sembrano confutarle, trovano sempre una scappatoia per riconfermarsi comunque e in ogni caso. Cioè non hanno appunto quella capacità di essere falsificate da qualche cosa che ne contraddice in maniera evidente la portata di fondo. Quindi insomma scivolano via in qualche modo.
Questa è un'idea bella, cioè in tutte queste idee, di questi vari, di idee diverse tra loro, in Feyerabend troviamo una sorta di anarchismo, sia pure sostenuto solo in termini di provocazione, ma comunque il suo anarchismo metodologico consisteva nel dire che in realtà nessun criterio, compreso quello di Popper, per quanto riguarda la metodologia scientifica, è davvero seguito dagli scienziati che appunto sono degli opportunisti e degli anarchici, e citava frasi di Einstein, eccetera. Kuhn ancora avrebbe fatto un discorso a parte, ma insomma ci fa vedere che comunque come funzionano le rivoluzioni scientifiche, cioè dei completi rivolgimenti di paradigma, come li chiama lui, no? A un certo punto domina per secoli il paradigma newtoniano. E poi invece questo incomincia ad andare in briciole, ci sono una serie di anomalie, il perihelio di Mercurio, il problema dei due corpi, eccetera, eccetera. Arriva un altro che è una teoria diversa, che un po' la ingloba anche la precedente, in realtà poi va a aprire un problema serio nella filosofia della scienza, ma cosa fa? In realtà, attraverso una visione del mondo che è completamente diversa, risolve tutte quelle anomalie. Quindi questa è una grande rivoluzione e crea un nuovo paradigma, finché non arriverà un'altra rivoluzione, no? Cioè, questa è l'immagine che ci dà Kuhn, di una scienza appunto sempre in movimento. Allora, tutte queste cose sono bellissime cose. Noi possiamo coltivarcele, possiamo dire quanto siamo fini intellettualmente, perché capiamo che la scienza non è quella roba, i giorni fatti, no? E poi delle verità inoppugnabili, punto e basta. Invece è una, io sono convinto che sia così, è un'impresa fallibilista, dove le verità che noi acquisiamo sono sempre, è sempre possibile metterle in discussione. Ed è fallibilista al pari, tra l'altro, di altre attività nostre, non è che sia solo la scienza, anche in etica noi siamo dei fallibilisti, anche nella politica facciamo degli esperimenti, poi se non funzionano dovremmo imparare dai nostri errori, insomma, devo dire, la scienza ha il vantaggio che impara meglio delle altre sfere dai propri errori, anzi ha una sorta di metodo che permette di fare proprio questo, cioè imparare dagli errori che si sono fatti in passato. Ma perché vi ho fatto questo discorsino così? Perché uno arriva in un giornale nell'86, sono arrivato io, ancora fresco di tutta ansia, ancora ben in pieno dentro queste cose, queste dispute, e dice: bene, mi si dà l'opportunità di fare una pagina di filosofia della scienza, cosa c'è di meglio se non divulgare questa immagine, no? Questa immagine della scienza, lasciamo perdere. Allora addirittura io l'ho poi rivalutato moltissimo in realtà, ma allora ero critico persino verso Piero Angela, no? Perché vedevo queste cose in televisione e dicevo, vabbè, questo qui mi sta riproponendo, riverniciato, una visione positivistica della scienza, ci sono i fatti, quelli hanno scoperto questo, quello quindi è quello è sicuramente vero, quell'altra cosa, cioè c'era qualcosa di insoddisfacente, no? In questo modo di comunicare la scienza dal mio punto di vista. E quindi ho cominciato, tra l'altro collaborava a Gemona, la pagina è iniziata nel miglior dei modi, insomma con il padre della filosofia della scienza, ormai un po' vecchiotto, ma che comunque ancora dava le sue graffiate, che era Ludovico Gemona, e altri filosofi che poi via via si sono venuti aggiungendo, insomma Michele Di Francesco, poi uno storico della matematica che pure conosce bene. Anche tutto il discorso di filosofia della matematica come Umberto Bottazzini, eccetera, eccetera, e poi tanti altri contributi insomma, di grandi pensatori stranieri, eccetera. Comunque all'inizio prevaleva un po', in questo mio modo di fare la pagina, appunto un'idea, come dire, evitiamo i dogmatismi, evitiamo di dare l'impressione che i fatti, che insomma, la scienza ci dice delle cose fattuali, indiscutibili, eccetera, eccetera. Mi sono reso conto di una cosa, che si può fare un uso di questa roba qua mostruoso, cioè nel senso che noi in buona fede possiamo... Aberrante, aberrante, detto. esatto, giusto, aberrante è più giusto come termine. Questo sapere così sofisticato e così aperto, così liberale in fondo nelle sue, viene usato per dire che la scienza non vale niente. Cioè, se voi prendete questa roba qua e
e la date a uno che programmaticamente deve dimostrare che la scienza è qualcosa che non ci dà conoscenza, che non risolve i problemi fondamentali dell'uomo, che dal punto di vista della ragione fa acqua da tutte le parti, che le teorie scientifiche, figuriamoci se ci dicono la verità, guardate l'evoluzionismo, che sarà mica una teoria che spiega tutto, è vero, ma lo sanno anche gli scienziati, ma capite? Cioè, se uno vuole andare, lo fa con spirito maligno, voglio dire, vede che la scienza è un colabrodo, ma è bella proprio per quello, no? Perché, però, insomma, se uno la vede, e cosa fa? Fa un uso di questa cosa che a me ha lasciato così, veramente un po' stordito le prime volte, poi ho capito, ho studiato le strategie alternative. Vi faccio l'esempio più eclatante di quello che è successo in questi anni. Se parlo di molti anni fa, non di oggi. Oggi ne vediamo le conseguenze. Fin dalla prima Costituzione, nel 90, è nato in Italia il Comitato Nazionale per la Bioetica. Ecco, in Italia, non so perché, per quali ragioni politiche, si è deciso che la bioetica o l'etica in generale, la morale, andava appaltata completamente al sapere religioso. Dice, vabbè, può essere una scelta, d'accordo. Però, ora, questa cosa qui, cioè, che già non è che mi entusiasmi, ecco, cioè l'idea che ci siano delle agenzie proprie che decidono cosa è buono, cosa è cattivo, al mio posto, al posto di teste pensanti che normalmente sanno già benissimo che cosa fare nelle loro vite e cosa scegliere nelle varie situazioni. Ma a parte questo, lì l'idea era quella, cioè cos'è la bioetica? La bioetica è un tipo di una disciplina che era nata con l'idea che siccome i medici si trovano di fronte, i medici o la scienza biomedica nel suo complesso, si trova di fronte a continui dilemmi che non vorrebbe affrontare direttamente, anche perché non ne ha gli strumenti, non ha gli strumenti intellettuali, problemi di fine vita, di inizio vita, no? Eccetera, eccetera. Bisogna creare dei comitati all'interno dei quali ci siano più competenze, insomma. E quindi questo è un esempio, tra l'altro, davvero di scienza e democrazia, chiamiamolo così, scienza e democrazia, cioè dove uno dice, va bene, lo scienziato o colui che è esperto di biomedicina, insomma di scienze mediche, eccetera, eccetera, su certe cose ammette di non essere lui a dover decidere, no? Anche perché riguardano i valori delle persone, i valori della. Allora, facciamo dei bei comitati dove ci mettiamo anche altre figure, compreso il teologo, ma anche il giurista, il bioeticista che nasceva appunto proprio in quegli anni come una sorta di nuova professione. E le scelte verranno fatte appunto. Scusate, appunto in maniera collegiale, no? Cioè, e questo è nato negli Stati Uniti in grandi ospedali. Tra l'altro, aveva anche il vantaggio di, appunto, di non mettere i medici continuamente di fronte a scelte drammatiche che poi comportavano anche spesso delle sanzioni penali, insomma, quindi avere. Cioè, scegliere se fare una certa cosa piuttosto che un'altra e poi, rispetto alla scelta che a te sembra più saggia, ritrovarsi in galera perché a qualcuno non era d'accordo, qualche parente del paziente non era d'accordo, insomma, non era una cosa molto simpatica. Per cui, così nasce, adesso l'ho detto in maniera un po' così, prosaicamente, ma è così, non è che è tanto diverso. È così. In Italia cosa succede? Si decide che c'è il grande comitato di bioetica, nominato, anche questo è strano, direttamente dal governo, quindi che rispecchia più o meno una maggioranza politica, quindi anche qui parlare di etica con già dentro una maggioranza politica non è proprio il massimo. Ma insomma si è deciso, e così è sempre stato con tutti i vari comitati che si sono seguiti negli anni, che la stragrande maggioranza dei componenti di questi comitati doveva essere cattolica. Cioè, non so, ci sono stati. Il primo aveva tipo 12 membri, di cui erano, credo, 8 cattolici e 4, non dico laici, ma insomma che non si manifestavano come cattolici. Ce n'è stato uno che aveva tipo 40 membri, di cui 36 erano cattolici. Cioè, questo per dire le scelte. Allora, non c'è niente di male, ovviamente, essere cattolici, però la visione che avevano questi qua
era che la scienza è pericolosa, cioè diciamo che se oscillato lì sarebbe carino vedere tutte le sfumature, perché da un lato erano più scientisti del peggiore degli scienziati, cioè nel senso dicevano le sue questioni di etica bisogna, se la, insomma bisogna, come dire, basarsi su ciò che ci dice la scienza quando conveniva loro, però, perché poi nel complesso, invece, quando non conveniva loro, allora la scienza era una cosa mostruosa, che, insomma, l'idea è questa. Esiste la scienza, che come tutti sappiamo, e questo era un messaggio facile da comunicare perché la maggior parte degli italiani la pensa proprio così, che è una cosa brutta, una cosa che è pericolosa. Pensa a cosa fanno questi qui, lì hanno un potere enorme, no? Se uno poi conosce gli scienziati si rende conto che insomma, è una cosa un pochino bizzarra, insomma, pensare a una cosa del genere, non hanno affatto un potere enorme, hanno il potere determinato dalla loro competenza, ma non... e che insomma decidono cose mostruose per tutti i cittadini. Allora, siccome la scienza è questa cosa schifosissima, mostruosissima, che non riesce neanche, che se ne frega poi delle conseguenze etiche delle proprie azioni, cosa ci vuole? Ci vuole l'etica, la bioetica di Stato che corregge tutte queste storture. Però mettendola in questi termini, anziché in quelli originari della bioetica americana, si fa esattamente, poi è facile farlo in Italia perché la cultura era già pronta per fare questo, sia quella di destra, sia quella di sinistra, sia quella cattolica, sia quella comunista, per non parlare dei gruppi extraparlamentari, che anche quelli hanno sempre pensato che se c'era qualcosa da distruggere, che il vero potere da distruggere era quello della tecnoscienza e delle messo insieme alle multinazionali, insomma, con questi ideologismi, un po' di destra, un po' di sinistra, il giochino è fatto, no? Dice, la scienza è una schifezza, cosa ci può salvare? Tra l'altro, nel frattempo le ideologie crollavano, crollava il muro di Berlino, il comunismo non era più vero niente, eccetera, eccetera. Un'enorme parte della popolazione si è trovata spaesata e dice, vabbè, perché in fondo. Per un certo periodo non vedeva neanche così male questa offerta, no, di soluzioni etiche che ti tolgono un'angoscia, l'angoscia di questi scienziati che fanno cose mostruose. Fanno cose mostruose non solo con la fisica, come già avevano fatto, qui c'è un grande cambiamento. Quanto riguarda i rapporti etica-scienza, per molti anni, anche sui media, era prevalente questo discorso sulla bomba atomica, se era stato etico, no? Da parte degli scienziati partecipare ai grandi progetti, al progetto Manhattan per costruire la bomba atomica. A un certo punto diventano i problemi della biologia quelli centrali, importanti per l'opinione pubblica. E questi sono spesso inquietanti. Prima dicevamo Frankenstein, pensate agli OGM che sono stati soprannominati Frankenstein Food, no? Con un guizzo, devo dire, notevole da parte degli ecologisti. Cioè, se tu hai di parlare male di una cosa e far capire esattamente che ne parli male in quel modo lì, quelli sono degli scienziati pazzi che hanno fatto dei cibi pazzeschi, orrendi, ce li vogliono rifilare e poi chissà cosa succederà. Frankenstein Food è perfetto, no? Come naming di questa cosa qua. Insomma, le astuzie dell'antiscienza sono notevoli. In Italia abbiamo questa che io rappresenterei bene proprio nel Comitato Nazionale per la Bioetica, cioè proprio è un organo antiscientifico. Cioè, scusa la sintesi. L'estrema sintesi, ma direi che insomma, se c'è una cosa che lo caratterizza è questo. C'era una trasmissione che è esilarante, devo dire, che magari qualcuno ha visto qualche anno fa di Bruno Vespa, quando i raeliani, la setta dei raeliani, ve la ricordate, che aveva annunciato che di avere clonato la prima bambina e questa fantomatica Eva, di cui mai nessuno ha visto nulla poi in realtà, ma insomma, avevano lanciato questa cosa e lì c'è stata veramente una trasmissione da manuale, perché tutte queste cose che vi sto dicendo adesso emergevano nella maniera più palese, cioè c'erano poche persone, diciamo. Non che mancasse anche una piccola rappresentanza di persone che dava il punto di vista della scienza, cioè questa, che poi era cosa vogliono sti raeliani, sicuramente una bufala, eccetera. Spiegavano perché la clonazione è una stupidaggine in sé, perché in effetti, cioè, voglio dire, sarà stata anche clonata la pecora Dolly, va bene, ma se anche solo noi vediamo la vita di questa povera pecora, non ci verrebbe mai in mente. Nel senso che aveva un sacco di problemi, di malattie varie, eccetera, cioè insomma non era una pecora normale. Bene che siano riusciti, però
perché hanno capito che si poteva far tornare indietro addirittura, no, nel tempo il meccanismo cellulare fino a farlo, insomma, fecondare un ovulo e far diventare una cellula adulta un individuo, che questa poi è la clonazione. Ma grande scoperta, grande avanzamento, soprattutto per quanto riguarda poi le applicazioni che saranno di carattere medico, ma nessuno che fa quel tipo di ricerca ha in mente di clonare un bambino o di clonarsi, cioè è una fesseria totale, e qualunque scienziato la metterebbe in questi termini, no? Invece no, sui media, no, uno si chiede: ma perché vengono alimentate queste falsità, queste fesserie? Ma sempre per lo stesso motivo, no? Per far vedere che la scienza è qualcosa che produce cose inquietanti, cose paurose, no? E quella sera lì è stato un trionfo di questa cosa, perché da un lato c'erano i raeliani, che comunque erano una setta religiosa, insomma, che si fronteggiavano sia sul piano religioso sia sul piano scientifico con quegli altri, e i vasi di coccio di tutta questa situazione allucinante erano proprio i poveri scienziati, quei due o tre, due erano, anzi c'era Ballabio e c'era Carlo Flamini, che diceva delle cose sensate, ma dentro un contesto in cui da un lato c'erano tre o quattro membri il Comitato Nazionale per la Bioetica era quasi al completo, nel senso, tutto il vertice c'erano due vice direttori, il direttore, il presidente, eccetera, tutti uniti in questa cosa che vedete la scienza, servizietti, ogni tanto quei servizietti che fa Vespa, no, di 2 o 3 minuti, il nazismo, così, no? Cioè, vedete, cioè, tutto così, una trasmissione 2 ore e mezza di puro kitsch, di divulgazione scientifica, dove l'allusione era continuamente, ossessivamente, a: guardate ragazzi, qui la scienza, se non stiamo attenti, ci riduce, guardate questi nazisti cosa fa, come se fossero, i nazisti fossero scienziati. Non sono mai capita sta cosa, ma insomma. Poi pensate anche alle parole che vengono usate così, come insulti o come cose mostruose di per sé, che impediscono la discussione. Se io dico eugenetica o eugenica, ma in sé è una parola che potrebbe essere neutra. Certo, se io l'abbino a Hitler, cioè, mi viene in mente tutta un'altra cosa, ma se io penso che invece vorrei fare in modo, attraverso la selezione preventiva, no, dei nascituri, di avere, insomma, se avrò un figlio che sia il più sano possibile, non capisco quale sia il problema. Insomma, tra l'altro si fa già, non è che, cioè, si fa tranquillamente, ma senza avere tutti questi terrori e queste cose qua. Tra l'altro io c'è un argomento che proprio identifica bene questo modo, no, di terrorizzare, che è la reductio ad Hitlerum. Cioè, se voi vedete nei vari commenti di questo genere, se uno vuole parlare male di una cosa, dice: beh, anche Hitler faceva così, solo che, insomma, fino a un certo punto funziona. Poi, insomma, uno dice: beh, amava gli animali, dice: vabbè, allora non dobbiamo amare gli animali, oppure era vegetariano, allora non dobbiamo essere vegetariani. Insomma, funziona fino a un certo punto, però fin sull'eugenetica, su tutta una serie di Ci altre fu cose una famosa funziona. trasmissione di Santoro quando, nell'epoca del caso della mucca pazza, che avevo studiato in un certo dettaglio, in cui all'epoca non in politica, Guazzaloca, ma del sindacato allevatori, uno era intervenuto, insomma, sollevando i dubbi sulla carne, cosa, e disse anche Hitler era vegetariano per delegittimare Certo, la posizione di questo. infatti, ecco, però temo che non ha. Cioè, no, può funzionare finché, appunto, c'è ecco, questo rovesciamento che mi suggerisci tu mi suggerisce anche, insomma, il modo di non disperarci troppo, ecco, no? Nel senso che uno può dire: vabbè, anche Hitler era vegetariano, in una società di accaniti mangiatori di carne, diceva, è visto, è cattivo, eccetera, eccetera. Poi, se invece la popolazione, cioè, comincia a dividersi, si capisce che essere vegetariani non solo non è un male, ma può anche essere una virtù, le cose cominciano già a cambiare. Io non so quale fosse stato l'effetto di quella battuta di Guazzaloca, sarebbe anche interessante andare a vedere, no? Dice: ma come? Perché? Cosa c'è di male? No? Vedere quanta parte della popolazione penserebbe. Allora, questo mi permette di continuare un po' il ragionamento che io stavo facendo. Io a un certo punto ho avuto questa percezione.
Se io vado avanti con queste visioni così, allora, adesso vi ho parlato dei lati terrificanti, poi c'è l'altro leitmotiv che è la scienza non spiega niente, la scienza prometteva di grandi cose, invece non ci dice niente. Insomma, il famoso discorso di Papa Ratzinger del 92 a Parma, che è stato evocato quando, quando l'anno scorso diceva che gli hanno impedito di parlare alla Sapienza, sapete che era stato invitato alla Sapienza per l'inaugurazione dell'anno accademico, eccetera, eccetera. Ecco, il motivo per cui alcuni professori della Sapienza avevano suggerito al rettore che non era una buona idea, non è che gli avessero impedito, cioè anche perché non avevano il potere di impedire al Papa, semplicemente avevano detto non ci sembra una buona idea invitarlo, perché tra i vari motivi c'era che lui, a parte che parla male della scienza continuamente, parla male del sapere, parla male della conoscenza, cioè dice che la conoscenza è male, quindi allora uno dice vabbè, voi trovate un'università che si chiama La Sapienza, magari proprio invitare uno che dice che sarebbe meglio mantenere l'uomo nella sua ignoranza sorgiva, che tra l'altro è una cosa che è facilissima da coltivare già di per sé, insomma, no? Anzi, tutti noi vorremmo coltivare di più la nostra ignoranza, poi invece uno strano senso del dovere ci spinge verso altre direzioni, ma insomma è una cosa naturale, no? Ma perché invitare questo qua? E però tra le motivazioni ce n'era una molto specifica, un discorso che lui aveva fatto nel 91, mi sembra, a Parma, in cui citava Feyerabend dicendo guardate qui, se il più sofisticato degli epistemologi dice queste cose qui della scienza, che la scienza in realtà non ci dà certezze, non ci dà questo, non c'è questo, pensate un po' come sono conciati questi qui, come è conciata la scienza in generale, no? Quindi appunto quell'uso negativo di una visione che in realtà è una visione che vorrebbe essere aperta, liberale, in cui tutte le teorie possono avere una chance, no? Che era quella tipica di, appunto, di Feyerabend. No, viene usata come dire, ma questi qui al fondamento qui non c'è niente, signori, la scienza è una cosa che non ha nessun fondamento, non so, cosa di cui parlava anche Popper, no? la scienza sopra il spazio, ma però ne parlava in senso positivo, come dire, guardate che cosa mirabolante, non ci sono, è vero, non ci sono i fondamenti, non ci sono neanche i fondamenti della matematica, c'è stata una grande crisi, no? Nell'Ottocento sui fondamenti della matematica, poi insomma il teorema di Gödel ci dimostra che non è possibile, c'è sempre un problema di autoreferenzialità da qualche parte in qualunque sistema noi vogliamo concepire, è stato dimostrato addirittura matematicamente che non è possibile che un sistema si fondi su se stesso, no? Ma non è che ci suicidiamo per questo, abbiamo capito, basta. Cioè, anzi, attraverso la comprensione di queste cose capiamo tante altre cose, capiamo appunto che non è necessario che ci siano, per andare avanti nelle nostre conoscenze, che ci sia un fondamento così solido, no? Abbiamo capito proprio questo. Invece, da parte di una cosa che è un'idea entusiasmante, diventa un'idea per denigrare un intero ambito del sapere. A partire da quale punto di vista? Dal punto di vista di chi offre delle speranze che sono ovviamente ultra scientifiche, ma fa benissimo a proporle. Non capisco mai bene perché debba farlo denigrando l'unica forma di sapere attendibile che l'uomo è riuscito a concepire, è anche la più onesta, secondo me, nel senso dei principi e dei valori che dicevo prima. Quindi io intorno al 90, insomma, nei primi anni 90, ho cominciato a capire che andare avanti a fare una scienza di quel tipo, una comunicazione della scienza, o dei metodi della scienza, o della storia della scienza che ne esaltasse la varietà, la sofisticatezza, il fatto che poteva andare in direzioni diverse, poi chissà perché è andata in quella, eccetera, poteva servire a questo disegno ultraconservatore. Di fatto nel 96 è uscito, e questo era sfociato poi, come il mio impegno personale, in un manifesto che avevo scritto insieme ad altri studiosi che si chiamava Manifesto di Bioetica Laica, in cui si dicevano delle cose molto semplici, dei principi irrinunciabili che secondo noi non erano laici nel senso di antireligiosi o anticattolici, erano semplicemente il fondamento a qualunque possibile discussione, lasciando a chi aveva delle credenze di tipo religioso l'assoluta libertà di perseguirle, ovviamente.
E questo era già un sentore. Devo dire, allora quella era stata una cartina di tornasole anche della mancata percezione da parte di quasi tutti gli intellettuali di allora di questo pericolo, che oggi io credo sia evidentissimo a tutti, adesso non voglio entrare nel dettaglio, ma allora devo dire pochissimi intellettuali hanno capito. Uno di questi era Rodotà, devo dire, che Rodotà proprio in questi giorni ha scritto un libro molto bello, secondo me, che si chiama Perché laico, dove fa vedere proprio dal punto di vista giuridico perché la laicità appunto non è una cosa. E aveva capito già allora comunque l'urgenza, al di là dei temi e del modo di trattarlo più o meno sottile, più o meno centrato, perché ormai tutti oggi parlano di laicità. Notate, la laicità è diventata uno dei principi di legittimazione di coloro che laici non sono. Così come anche la scienza è diventata un principio di legittimazione, cioè molto spesso coloro che si appellano, cioè ci sono dei conservatori che si appellano alla scienza per sostenere delle cose che la scienza non dice, però per loro ha un alto valore simbolico dire che quella cosa è scientifica. Mi viene in mente, per esempio, dire l'embrione è una persona, no? Ci sono moltissimi di loro che dicono che è la scienza che ci dice che l'embrione è una persona. Ora, niente di più falso, però dal punto di vista retorico funziona. Quindi c'è un'oscillazione dal punto di vista degli argomenti retorici, che è uno agganciarsi a ciò che la scienza dice, perché? Perché si è capito che è un'autorità, no? Quella è un'autorità, anzi è l'autorità da battere in realtà, e questo te lo dimostra l'altro atteggiamento, che è quello che invece ti dice che la scienza appunto non vale niente, è puro relativismo e tutte queste robe qua. Quindi la mia reazione a tutto questo, cos'è stata? È stata appunto quella di uno fare quel primo manifesto, ma quella era una piccola cosa che ha suscitato anche un dibattito, insomma, anche interessante, ma soprattutto poi cambiare un po' il tono, cioè in realtà, secondo me, oggi, e da allora io cerco di farlo, cerco di rendere l'idea che la scienza conta, diciamo, che deve avere voce. Questi sono problemi italiani, cioè il fatto che la scienza non conti. Pensate, non c'è nessun paese al mondo dove i governanti, cioè i governi, non abbiano dei consulenti scientifici. Cioè, solo l'Italia è fatta così. Tutti, Obama, vedete, la formazione del, ma non solo Obama, anche Bush li aveva, cioè, voglio dire, non è una novità di Obama. Quindi, poi inoltre, quando un governo è in difficoltà su temi che hanno una qualche attinenza di tipo scientifico, cosa fa? Ascolta qualcuno, qualche istituzione autorevole di carattere scientifico che ha voce e capitolo, la Royal Society in Inghilterra. È la più antica delle società filosofiche, l'Accademia delle Scienze francesi, l'Accademia delle Scienze americane, queste sono quando dicono qualcosa le si ascolta, insomma, può essere anche il Presidente degli Stati Uniti, ma non solo, chiede a loro il parere, vuole sapere che cosa pensano. In Italia questo non succede perché non c'è una istituzione che ha quel grado di autorevolezza e anzi quelle che ci sono, che sembrerebbero un po' simili, in realtà dopo tutti questi anni in cui si è fatta confusione tra i vari saperi, in cui il sapere umanistico si è contrapposto, intrecciato con quello, come per esempio l'Accademia dei Lincei, non riesce mai ad avere una voce davvero, davvero incisiva, salvo in qualche caso sporadico. Per esempio, durante il referendum sulla fecondazione assistita, vi ricordate c'era la questione dell'uso o meno per la ricerca degli embrioni sovrannumerari, no? Quelli che venivano, che avanzavano dopo le pratiche di fecondazione assistita, per dire una cosa banale come questa, che questi embrioni, tanto valeva usarli per la ricerca perché altrimenti venivano buttati via, quindi che salvaguardia della vita era, impedire la ricerca. Prima cosa, condivisibile o no? Per dire una cosa del genere ci hanno messo qualcosa come 8 mesi, intanto gli altri andavano avanti con il loro slogan, assassini, ammazzate gli embrioni, no? Eccetera, eccetera. Però voglio dire, non c'è un'istituzione, e oltretutto è divertente, non so se sai questo episodio, quando è stato letto questo famoso documento che dicevi che era di una banalità sconcertante, proprio all'interno dell'Accademia dei Lincei si è alzato uno e ha urlato nazisti, non a caso la solita, il solito insulto che quando si parla di queste cose.
Insomma, ci sono dei toni un po' così. Allora, secondo me la cosa che bisogna fare oggi è cercare di dare voce. Insomma, non si può far pensare che davvero un'opinione vale l'altra, una teoria vale l'altra. Dare il senso che appunto quel lavoro critico di cui parlavo prima produce teorie più o meno resistenti appunto alla critica. Essere fallibilisti non significa che qualunque teoria può andare bene, significa che io Newton, per esempio, ho scoperto. Poi io non so quanti di voi amano la cultura letteraria, immagino tutti, ma io ho scoperto per esempio un passo di Leopardi, Giacomo Leopardi, che è assolutamente geniale, sembra scritto da Thomas Kuhn, parla della teoria di Newton e dice: la teoria di Newton è la teoria che oggi tutti approvano, tutti accettano, eppure ha questo difetto, quest'altro, insomma, conclude, la teoria di Newton è un colabrodo, eppure dobbiamo tenercela finché non arriva qualcun altro che capisca qualcosa di nuovo. Cioè, voglio dire, anche le critiche, certo, vanno bene, però poi alla fine se tu non hai un'alternativa. Cioè, molte delle dispute, no, che si vogliono far credere dispute scientifiche di oggi, non sono delle dispute scientifiche, sono delle dispute tra una teoria che resta magari l'unica, pensate all'evoluzionismo, e un altro sapere perfettamente legittimo che si ammanta di scientificità, ma che di scientifico non ha nulla, non so, queste varie forme di creazionismo, intelligent design, eccetera. Allora, se dal punto di vista comunicativo io faccio un dibattito tra questi due, faccio un disastro perché faccio credere all'opinione pubblica, e molti giornali l'hanno fatto purtroppo, così come durante il referendum hanno fatto, gli scienziati sono divisi sulla fecondazione, sul referendum, ci sono quelli per il sì e quelli per il no, quando erano tutti per il sì tranne due. Allora, cioè, allora non è che sono metà, invece da come veniva proposto sui giornali. Sembrava metà e metà, no? Basta che ci sia uno un po' matto e diventa subito che gli scienziati sono divisi, c'è una posizione lì che assume delle caratteristiche gigantesche. No, appunto, quindi dobbiamo stare molto attenti, cioè dobbiamo capire quando davvero quello che ci viene proposto è frutto di quel sapere critico, di quei metodi, di quella pazienza che hanno gli scienziati, di quel vaglio che viene fatto attraverso la peer review quando devono ricevere i finanziamenti e dopo quando devono pubblicare sulle riviste, anche lì subiscono un altro vaglio ancora molto rigoroso. Ecco, tutte queste cose che sono una cosa che veramente caratterizza la scienza. Nessun altro ambito del sapere è soggetto a così tanti controlli, ha una così. Cioè, è quasi uno scienziato, è come dire, è costretto a essere onesto dalle stesse ambienti in cui vive, perché quei pochi, le frodi ci sono, ma sono di una rarità assoluta e quando ci sono vengono scoperte in brevissimo tempo. Cioè, e questo vuol dire che è tutto un ambiente. Ecco, allora studiare perché succede così, perché le cose stanno così e quali sono i valori che ci stanno dietro. Secondo me induce poi ad avere un atteggiamento nei confronti delle conoscenze scientifiche, ovviamente critico, io non rinego nulla del mio atteggiamento critico che ho sempre avuto, però che non dia troppe armi a chi invece dice che ah, siccome, vabbè, siccome c'è quel difetto lì, allora non vale niente. No, cioè, insomma, quel difetto lì, ma chi non ha difetti? Perché allora vogliamo parlare della teologia? Cioè, la teologia, cioè, è la dimostrazione che non è possibile nessuna dimostrazione dell'esistenza di Dio. Allora dobbiamo buttarla via? No, cioè, a me interessa moltissimo, mi sembra una scienza, una disciplina assolutamente interessante. Insomma, non so quanto tempo abbiamo ancora, però insomma vorrei. Forse possiamo prendere No, qualche esatto, no, domanda. questo mi piacerebbe molto, sì. Adesso non so se, insomma, se ho concluso poi il discorso. Il discorso però era questo, insomma, quello che io faccio è un po' un metodo. No, una cosa sola volevo aggiungere, ecco, perché l'ho lasciata un po' a metà. Il contesto in cui avevo accennato al fatto che le pagine di Scienza e Filosofia sono in un supplemento culturale. Normalmente, fateci caso, le pagine di Scienza sono anche nei migliori dei casi, ci sono delle pagine bellissime sulla stampa, no? Il Tutto Scienze. Però da sempre voi non vedete mai delle pagine di cultura con dentro un pezzo scientifico. Cioè, si creano delle specie di ghetti nel migliore dei casi, perché lì c'è addirittura una redazione, cioè, cosa che non c'è in nessun altro giornale. Da me non c'è nessuna redazione di scienza, ci sono io che così siccome mi piace, ma non è che è come al New York Times.
ci sono 25 giornalisti che si occupano di scienza e sono pagati per quello, no? Cioè, in Italia nessuno ha fatto questo tipo di investimento da nessuna parte, perché la scienza non conta, non è importante, ecco, e soprattutto è in un ghetto, cioè non è, quando Repubblica ha incominciato a parlare un po' più di scienza, non l'ha mai fatto, quasi mai, tranne con Odi Freddi, che insomma è una forza della natura, è riuscita a infilarsi anche lì, ma nelle pagine della cultura, ma lo fa nella cronaca, come fossero delle curiosità, delle cose così, per il vivere bene. Quindi, insomma, questo è un po' il quadro, era solo per completare. Grazie.